è scomodo, fa male a diavoletti. Il crocifisso è scomodo, crediamolo sui ceppi. Certamente tu sai che Dio ci parla, e ci parla in tanti modi. Uno è la Bibbia. Ma in quanti altri modi Dio ci parla? Io oggi ho sentito che parlava attraverso una storia che ho letto e un appendice. Mi ha parlato e io voglio condividere con te. Raoul Follerot, il famoso apostolo dei lebbrosi, si trovava in un lebbrosario in un'isola del Pacifico. Un incubo di orrore, cadaveri ambulanti, disperazione, rabbia, piaghe, mutilazioni orrende. Eppure, in mezzo a tanta devastazione, un anziano malato conservava occhi sorprendentemente luminosi e sorridenti. Soffriva anche lui nel corpo, come i suoi infelici compagni, ma dimostrava attaccamento alla vita, non disperazione, e dolcezza nel trattare gli altri. Incuriosito da quel vero miracolo nell'inferno del lebbrosario, Follerot volle cercarne la spiegazione. Che cosa mai poteva dare tanta forza di vivere a quel vecchio così colpito dal male? Lo pedinò discretamente. Scoprì che immancabilmente allo spuntare dell'alba il vecchietto si trascinava al recinto che circondava il lebbrosario e raggiungeva un posto ben preciso, sempre quello. Si metteva a sedere e aspettava. Non era il sorgere del sole che aspettava, né lo spettacolo dell'aurora sul Pacifico. Aspettava fino a quando, dall'altra parte del recinto, spuntava una donna, anziana anche lei, con il volto coperto di rughe finissime e gli occhi pieni di dolcezza. La donna non parlava, lanciava solo un messaggio silenzioso e discreto, un sorriso. Ma l'uomo si illuminava a quel sorriso e rispondeva con un altro sorriso. Il muto colloquio durava pochi istanti, poi il vecchietto si alzava e trotterellava verso le baracche. Tutte le mattine. Una specie di comunione quotidiana. Il lebbroso, alimentato e fortificato da quel sorriso, poteva sopportare una nuova giornata e resistere fino al nuovo appuntamento con il sorriso di quel volto femminile. Quando Follerot glielo chiese, il lebbroso gli disse: «È mia moglie!» E dopo un attimo di silenzio: «Prima che venissi qui, mi ha curato in segreto con tutto ciò che riusciva a trovare. Uno stregone le aveva dato una pomata e lei tutti i giorni me ne spalmava la faccia, salvo una piccola parte, sufficiente per apporvi le sue labbra per un bacio. Ma tutto è stato inutile. Allora mi hanno preso, mi hanno portato qui, ma lei mi ha seguito. E quando ogni giorno la rivedo, solo da lei so che sono ancora vivo. Solo per lei mi piace ancora vivere». Ecco, questa è la storiella che mi ha toccato tanto. E io la commento con due parole. Solo, ma solo, tra un uomo e una donna possono passare tali sguardi. Auguro a te che mi ascolti di avere un uomo o una donna da salutare così. E poi ho trovato subito dopo un altro piccolo racconto. Lui era un omone robusto, dalla voce tonante e i modi bruschi. Lei era una donna dolce e delicata, si erano sposati, lui non le aveva fatto mancare nulla,
Lei accudiva la casa, educava i figli. I figli crebbero, si sposarono, se ne andarono, una storia come tante altre. Ma quando tutti i figli furono sistemati, la donna perse il sorriso, si rinchiuse, divenne sempre più esile e diafana. Non riusciva più a mangiare e in breve non si alzò più dal letto. Preoccupato, il marito la fece ricoverare in ospedale. Analisi, esami, visite. Vennero a soccapezzare medici e specialisti, ma nessuno riusciva a scoprire il genere di malattia. L'ultimo specialista prese da parte quell'omone e gli disse: "Guardi, io direi semplicemente che sua moglie non ha più voglia di vivere." Allora quell'omone, senza dire una parola, si sedette accanto al letto della moglie e le prese la mano, una manina sottile che scompariva nella manona dell'uomo. Poi, con la sua voce forte, disse deciso: "Tu non morirai." Lei, con un soffio lieve, rispose: "Perché?" "Perché io ho bisogno di te." Da quel momento la donna cominciò a migliorare. Oggi sta benissimo, mentre medici e specialisti continuano a chiedersi che razza di malattia avesse e quale straordinaria medicina l'avesse fatta guarire così in fretta. Cari amici, sono piccole perle queste, eh? A me piace trovare nella parola di Dio delle parole stupende. Ma mi piace trovare anche nella saggezza umana, anche nell'amore umano. Vi scandalizzate se vi dico che io sono, per grazia di Dio, fedelissimo a Dio, al suo amore, e sono entrato in seminario nel 65 e da allora Dio mi ha permesso di non avere mai uno sbandamento, uno sguardo verso una donna, verso... E tuttavia io ritengo che anche per un consacrato valga quella frase della Bibbia: voglio dargli un aiuto che gli sia simile, quando creò la donna per Adamo. Io credo che questa parola valga per tutti. Valga perché è parola della Bibbia, valga prima ancora della consacrazione. Credo che ogni consacrato, ogni consacrata debba essere totalmente fedele a Dio, ma credo che è un grande dono se Dio gli dà di voler bene castamente anche a una persona dell'altro sesso. E allora io auguro a me che il Signore mi dia sempre questo cuore, questi sguardi, e lo auguro anche a voi. E a voi che avete accanto un uomo, una donna, dico non aspettare mai a dire a qualcuno che lo ami. Fallo subito. Non dire, ma lo sa già. Forse lo sa. Ma tu ti stancheresti mai di sentirtelo dire? E allora, se hai accanto a te la persona che ami, diglielo: voglio dirti che ti voglio bene, voglio dirti che ti amo. E se invece non hai vicino a te questa persona, prendi il telefono, mandagli un messaggio vocale: "Ciao, sono io. Voglio dirti che ti voglio bene, che ho bisogno di te, ti voglio bene, ciao!"